Siamo con il consigliere comunale di Ferentino, nonché vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Virgili. Virgili, grazie per aver accettato il nostro invito. Facciamo un resoconto di questo 2019 con le sue attività, con il suo impegno politico, amministrativo e sociale. Buonasera direttore e buonasera a voi ascoltatori. È stato un anno importante, un anno ricco di soddisfazioni, con tanti sacrifici messi in atto da me e il mio gruppo. Abbiamo fatto quello che volevamo fare da tempo, quindi abbiamo solamente continuato il nostro percorso vicino alle persone, vicino ai cittadini, frequentando il più possibile le zone di Ferentino. Siamo diventati un punto di riferimento vero e proprio per la cittadinanza e un punto, anche una valvola di sfogo per parecchi cittadini. Come ben sapete, ormai è risaputo il nostro operato associativo che c'è stato, quello che oggi la nostra attività politica praticamente combacia perfettamente con gli obiettivi che ci siamo posti anni fa. E è bello arrivare ad un certo punto e dire: ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto. Siamo stati vicini a tante associazioni, abbiamo buttato sempre l'occhio verso il sociale, perché non ci dimentichiamo che quello è stato il nostro cavallo di battaglia già a livello associativo. Siamo stati vicini alle associazioni. Per chi non lo sapesse, le associazioni in ambito comunale sono importantissime per lo scopo sociale che hanno, quindi avvicinano i cittadini all'ente, alle istituzioni. E in questo caso sono le istituzioni a rispondere ai cittadini attraverso le associazioni. Noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo messo in atto soprattutto con l'associazione Avis Ferentino, un'associazione che da sempre è nei nostri cuori, alla quale siamo stati sempre molto vicini. Un'associazione che conta 680 donatori, un'associazione che fa tanto per il territorio. E soprattutto lo scopo di questa associazione è uno scopo molto importante e soprattutto mette sul primo posto, sul primo gradino del podio, quello che è lo scopo sociale. L'abbiamo sostenuta, la continueremo a sostenere, perché i nostri obiettivi convogliano e camminano di pari passo con quelli delle associazioni, quindi non ci tireremo mai indietro. Le voci dei cittadini le accoglieremo sempre e cercheremo il più possibile di dare delle risposte, perché è bello dare delle risposte, ma non soltanto positivamente, perché purtroppo accade anche e spesso di dire di no per tanti sistemi burocratici. Purtroppo viviamo in un momento nel quale dare delle certezze ai cittadini è difficilissimo, e questo è la parte più brutta, è la parte più difficile per un amministratore locale. Allargando il discorso all'ambito prettamente provinciale, quali le priorità in un territorio come quello di Frosinone, che lamenta tanti disagi quando si parla di sicurezza, sanità, ripartenza del territorio attraverso le imprese e soprattutto la tanto discussa questione ambientale? Caro direttore, di cose da fare ce ne sarebbero moltissime. Riallacciandomi alla domanda precedente, viviamo in un momento dove i cittadini hanno sempre più bisogno delle istituzioni e le istituzioni fanno sempre più fatica a stare vicino ai cittadini. Noi siamo l'ultima ruota del carro delle istituzioni, noi amministratori degli enti locali siamo in trincea, perché viviamo assiduamente le difficoltà e le problematiche che affliggono questo grande e importante territorio. Io e il mio gruppo riceviamo tutti i giorni una telefonata per ricoveri in ospedale, per cercare delle conoscenze per un ricovero in ospedale. E questo è una delle cose più deprimenti, perché in una società civile, in una società dove dovrebbe vigere al primo posto la sanità, il lavoro, ci ritroviamo ad affrontare delle situazioni obsolete che si affrontavano nei primi dopoguerra, nel primo dopoguerra. Pensare che delle istituzioni che ricoprono dei ruoli importanti in un ambito regionale
in Parlamento e in Senato del nostro territorio si dimenticano nei loro uffici, nelle loro commissioni, di quello che è la problematica vera di questo territorio, la problematica della sanità, dell'ambiente. Si è fatta una perimetrazione del SIN ad occhi chiusi. Abbiamo controllato, abbiamo rivisto, ci siamo anche incontrati con vari amministratori della provincia di Frosinone e abbiamo visto il lavoro che è stato svolto. Ed è penoso, perché dove una perimetrazione doveva essere fatta ai limiti del fiume Sacco, agli argini del fiume Sacco, ce li ritroviamo quasi nei centri storici, impedendo una crescita commerciale, creando dei presupposti sempre più negativi su questo territorio, perché dal punto di vista ambientale non si riesce a raggiungere un obiettivo vero e proprio. Dal punto di vista dell'economia, le aziende non investono più sul nostro territorio e parecchie chiudono o vanno via. Le piccole e medie imprese soffrono sempre di più quelle che sono le pressioni fiscali, quello che è il sistema burocratico. Caro direttore, è un cane che si morde la coda, è un indotto che sta scomparendo. Non essendo vicino a queste tematiche, si creano ancora di più casi di disoccupazione. Proprio ieri ho letto un articolo dell'Istat che parlava della provincia di Frosinone. È retrocessa dall'82esima posizione all'84esima come provincia vivibile, dove la qualità della vita è tra le più scarse in Italia. Allora, quello che vi dico, non ho preso una posizione politica, una posizione partitica, proprio per questo motivo, perché non mi sento ancora rappresentato da nessun partito, visto e considerato che ci impegniamo dalla mattina alla sera, io e i miei colleghi, consiglieri comunali di questo comune, del comune di Ferentino e di altri comuni, non capisco per quale motivo i politici, i rappresentanti del territorio, si girano su questo territorio solamente in campagna elettorale, alla ricerca di voti. La gente ha bisogno delle risposte e noi dobbiamo dargliele. E noi possiamo dargliele solamente attraverso il loro lavoro e la loro rappresentanza del nostro territorio nei luoghi competenti. A me questo dispiace. Di proposte ce ne sarebbero tantissime, basterebbe solamente avere più attenzione. Ci sono delle commissioni che vengono ricoperte in Parlamento, in Senato. Beh, non tutti sanno che funzione ha una commissione. La commissione è la parte lavorativa, è la parte pratica di quello che si attua all'interno o di un Parlamento, o di un Senato o di qualsiasi altro ente. Beh, se abbiamo dei rappresentanti all'interno delle commissioni, è giusto che comincino a parlare della provincia di Frosinone, del nostro territorio. Abbiamo bisogno di rappresentanti veri che parlano delle vicende disastrose del nostro territorio. Problema lavorativo, problema della sanità, problema ambientale. Basta, non possiamo più parlare della provincia di Frosinone come la provincia più invivibile, non possiamo più parlare della provincia di Frosinone come la provincia dove ci sono più casi di tumori all'interno dei reparti di oncologia dei più grandi policlinici di Roma. Non possiamo più parlare della provincia di Frosinone come una delle province che ha più casi di disoccupazione. Basta, dobbiamo avere più attenzione. E questa è l'unica cosa che io posso fare, è appellarci a chi può darci delle risposte vere e proprie, permettendoci di lavorare gomito a gomito con i cittadini come abbiamo fatto finora. Torniamo a Ferentino, dove in questo anno e mezzo di amministrazione la sua è stata un'opposizione intelligente. Qual è la priorità in un territorio che, come tanti nella provincia di Frosinone, ha le sue emergenze e ha le sue difficoltà? Grazie direttore per l'opposizione intelligente, spesso criticata, però ad oggi possiamo dire che sta portando i propri frutti. Perché? Perché vivere un'attività politica in modo intelligente, a favore di una cittadinanza, del proprio elettorato e non solo, cercando di portare sempre avanti le esigenze e quelle che sono le richieste dei cittadini, vuol dire creare dei rapporti importanti politici anche con la maggioranza, perché se
è difficile da far capire a volte, ma prima di tutto bisogna rispettare i rapporti umani, come in ogni ambito nella vita, perché il rispetto va al primo posto. Seconda cosa, mantenere una coesione, anche se si è dall'altra parte dello scranno del consiglio comunale, vuol dire andare a favore di un territorio. E la crescita di un territorio può avvenire solamente se in alcuni frangenti, quando si ritiene che degli obiettivi da percorrere siano quelli giusti, si cammini a braccetto. Perché ho fatto un ragionamento più volte, votando anche a favore dei punti della maggioranza, ma se io votassi contro a questo punto, quanti cittadini danneggerei? Beh, caro direttore, io ci ho pensato. E sarebbero moltissime le famiglie ad essere danneggiate magari da un semplice voto contro. E quindi la mia dignità, che in quei momenti vale prima di ogni singola ideologia e appartenenza, mi fa andare oltre e quindi cercare di immaginarmi tutte le persone che hanno determinate esigenze e votare anche a favore. Perché secondo me una comunità piccola, poi tra l'altro, come la nostra, conta 25.000 abitanti, ha bisogno di persone che diano delle risposte, che possano portare un progressivo cambiamento in una città, attraverso determinati modi di agire. E questo non implica il mio ruolo da consigliere dell'opposizione, assolutamente no, perché sono stato uno di quelli che ha votato più volte contro, è stato uno di quelli che ha parlato anche a volte in modo eccessivo, sparando a zero. Forse questa è l'unica cosa che purtroppo mi riconosceranno un po' tutti. Però non me ne vergogno. Se c'è una battaglia da fare, io credo che anche i membri di maggioranza o di opposizione capiscono che bisogna riunirci e dare man forte a delle idee che possono dare veramente un sostegno, un cambiamento al nostro territorio. Ha diverse difficoltà, mi rifaccio alla sua domanda, ha delle difficoltà come tutti i territori della provincia di Frosinone, come quasi tutti i territori d'Italia, ha delle difficoltà ad emergere. Noi abbiamo un potenziale, voi amici da casa sicuramente conoscete la nostra città, bellissima città, e vi esorto a visitarla, soprattutto in questo periodo natalizio che è davvero bellissima. Abbiamo un potenziale clamoroso, abbiamo dei monumenti unici, dei pezzi unici, abbiamo un'acropoli meravigliosa, abbiamo 3 cinte murarie, abbiamo le mura poligonali, le mura ciclopiche, quindi abbiamo un potenziale turistico che va al di sopra di tutto. E io lo dissi già in campagna elettorale, il nostro programma elettorale era quasi tutto concentrato sul turismo. Beh, io continuo su questo, perché per migliorare una città come Ferentino abbiamo bisogno di turismo, senza dimenticare il problema relativo alla sicurezza. È un problema da non sottovalutare. Dobbiamo cercare ancora di più di potenziare i sistemi di videosorveglianza per quanto possibile, anche se devo dire che l'abbiamo approvato in consiglio comunale, sono state attivate nel centro le telecamere, altre telecamere, quindi già si sta facendo un passo avanti, proprio per far capire il concetto di prima, cioè proporre attraverso un'interrogazione dei problemi, mettendo in risalto i problemi relativi alla sicurezza. Abbiamo raggiunto degli obiettivi in concomitanza con una maggioranza che non può dire di no, una maggioranza che è collaborativa. Se si propongono delle situazioni o delle cose da fare giuste, non ci sono problemi e non ci sono difficoltà. Quindi cercheremo ancora di più di essere più vicini alle tematiche della sicurezza attraverso l'aiuto delle forze dell'ordine, dei vigili urbani, dei carabinieri, creando sempre quell'unione di forze che possono dare, insomma, un sostegno di più a tutti i cittadini di Ferentino. Con l'aiuto della telecamera, dando uno sguardo al futuro 2020, qual è il suo pensiero e soprattutto i suoi auguri per le prossime festività natalizie? Io mi auguro che questo 2020 possa essere importante quanto il 2019 trascorso. Con questo faccio i miei più sinceri auguri a tutti i telespettatori innanzitutto e a tutti i cittadini di Ferentino, affinché possano trascorrere un Natale con le loro famiglie pieno di serenità, con un occhio verso il 2020 più propositivo, affinché si possa
si possa lavorare sempre insieme per migliorare il nostro territorio. Grazie e buon Natale. Grazie al consigliere comunale di Ferentino Giuseppe Virgili anche per averci ospitato e al prossimo appuntamento con tg24.info.